Eccoci qui di nuovo in passeggiata in questa splendida location che è ali di classe, ovvero l'aeroclub dove possiamo volare sia con i droni che con gli ultraleggeri. Oggi voleremo con qualcosa di veramente particolare che ancora in Italia non avete visto. Date un'occhiata alle mie spalle, date un'occhiata alla mia mano, avete capito bene, si tratta del drone GoPro Karma. Cominciamo subito a dare un'occhiata a cosa c'è all'interno del pacchetto che ci ha spedito GoCamera in anteprima per l'Italia. Abbiamo il drone, abbiamo il Karma Grip, abbiamo l'aggancio direttamente sul drone del Karma Grip che ci permette di utilizzare la telecamera collegata sia con il drone stesso sia con il Karma Grip. L'apertura del drone è abbastanza semplice ed intuitiva, i bracci sono appunto apribili in questa maniera. Adesso diamo un'occhiata anche al radiocomando, molto compatto, sembra un ovetto. Sono proprio curioso di vedere come funziona, visto tutte le chiacchiere che ci sono state in giro. Questo radiocomando con schermo integrato da 5 pollici e gli stick che sembrano effettivamente più quelli di un joystick per PlayStation che di un vero e proprio drone, ma vedremo poi come reagirà quando inizieremo ad utilizzarlo anche per aria, che insomma dovrebbe essere il suo scopo, quello di volare, giusto? Ricordiamo che questo mezzo è un sistema completo di registrazione terrestre e aereo, perché appunto grazie al Karma Grip inserito all'interno di questo pacchetto avremo la possibilità di riprendere a terra immagini stabilizzate e in aria immagini altrettanto stabili. Sarà una velocissima introduzione a questo mezzo, più un primo contatto che una vera e propria recensione, perché sfortunatamente non avrò la possibilità di tenerlo a lungo, ma solo questa giornata. Ho fatto giusto in tempo a caricare una batteria del drone e a caricare il radiocomando. Quindi proveremo insieme il mezzo, vedremo come si comporta, come vola, e vi chiedo la cortesia di scrivere qui sotto tra i commenti le vostre opinioni e le vostre idee, perché prossimamente cercherò di fare una recensione molto più completa, molto più dettagliata, in virtù delle domande che voi stessi mi farete. La batteria, che si estrae in questa maniera qui, è da 5100 mAh per una durata dichiarata di GoPro di una ventina di minuti. Sto cercando le eliche perché non le trovo all'interno del pacchetto. Eccole qua, suppongo. In questa scatolina nera abbiamo, eccole, tutte le eliche GoPro con anche un brevissimo foglietto illustrativo che ci permette di capire, eventualmente non lo sapessimo, come si montano anche le eliche. E andiamo a recuperarne una nera, una grigia, una nera e una grigia. Lasciano solo 2 eliche di scorta, non 4. Insieme ovviamente troviamo il caricabatterie. Il caricabatterie serve sia per caricare la batteria sia per caricare il radiocomando. Dunque andiamo a montare le eliche su questo drone, che si montano avvitandole. Le fissiamo. L'aggancio è quello del Karma Grip, quindi si va ad aprire in questa maniera qui. Quindi andiamo a smontare lo sportellino laterale della GoPro e ad incastrarla in questa maniera. E cosa c'è qui dentro? Curiosiamo cosa c'è dentro questo sacchettino brandizzato GoPro. Ah, il ring che serve per collegare il Karma Grip al nostro spallaccio dello zaino. Cominciamo accendendo il radiocomando che carica con la scritta Karma e vediamo che cosa ci dice, perché effettivamente non l'ho mai utilizzato neanch'io, e inizia a chiedermi le prime informazioni, quindi con quale lingua iniziare a parlare. In questo caso andiamo in italiano. Termini e condizioni, dichiaro di aver letto, abbiamo letto, ricerca reti disponibili in corso. Eccoci qui, abbiamo trovato la rete Android. In questo caso inserisco la mia password. Connessione in corso. Allora, ho qualche problema con il wifi, quindi vediamo se riusciamo ad accedere lo stesso al drone senza la connessione. Impara a volare e controllare la fotocamera ed atterrare con sicurezza, e mi si avvia direttamente un simulatore di volo. Tenere premuto il pulsante avvio per accendere i motori. Devo tenerlo premuto per 3 secondi. 3, 2, 1 e tocchiamo per il decollo automatico. È un brevissimo tutorial che ci permette di capire effettivamente come si utilizza il drone, anche per chi magari non lo ha mai pilotato prima. È impostato in mod 2,
per quanto riguarda il primo avvio, questo è il pitch, abbiamo il roll, questo è lo yaw, quindi la rotazione. Per partire scorriamo verso l'alto e mi dice che il karma non è rilevato perché non l'abbiamo ancora acceso, quindi andiamo sul karma e teniamo premuto il pulsante di avvio. Una cosa che ho notato immediatamente è il fatto che, al contrario della maggior parte dei droni, le luci rosse sono dietro invece che essere davanti, quindi hanno deciso di farlo un po' al contrario. Sta calibrando il gimbal, la luce da rossa, la luce che abbiamo qui sopra, è diventata verde. Ammetto, ho peccato di presunzione, ho provato a farlo partire ma non ci sono riuscito, ho dovuto tirare fuori le istruzioni. Bisogna accendere il radiocomando e poi immediatamente il karma. Mi dà 18 minuti di volo. Per calibrare il drone noi calibriamo la bussola. Mi dice che non è disponibile il GPS. Ready? Esco da questo menu. Pronto per il volo. Tenere premuto il pulsante avvio per accendere i motori. Allora, proviamo ad accendere i motori. Do per scontato che il GPS sia stato fissato, perché prima c'era scritto che appunto non era disponibile il GPS. Ora dovrebbe essere disponibile perché non c'è più la scritta e quindi vediamo se riusciamo a fare un decollo. Ok, ha armato i motori tenendo premuto il pulsante start and stop e andiamo a toccare per il decollo. Ok, è decisamente fix in GPS perché vediamo che il drone rimane fermo senza l'ausilio dei miei comandi e proviamo a vedere un po' come si muove. I movimenti sono abbastanza morbidi, ma se guardiamo il gimbal le rotazioni sono veramente morbide anche su questo mezzo. È un primissimo contatto, vi ripeto, quindi è veramente la prima volta che lo provo, non ho mai visto come funziona, quindi non avevo dei paragoni di nessun tipo, però potete vedere che il gimbal lavora in maniera ottimale come dovrebbe essere per quanto riguarda la stabilizzazione del mezzo. In tutte le sue direzioni il mezzo stabilizza bene l'immagine, lo possiamo vedere anche direttamente dall'inquadratura. Vi faccio vedere che spostando il drone di roll l'immagine continua ad essere comunque molto stabile. Proviamo a vedere in velocità come si comporta. Non è veramente velocissimo, non è proprio reattivo ai massimi livelli, però tutto sommato non mi dispiace come si muove. Bisogna un attimo prenderci la mano, è tutto il giorno che piloto altri mezzi, perché qui ad Ali di Classe facciamo scuola di volo tutto il giorno, quindi abbiamo pilotato droni di tantissime marche, quindi prendere la mano con un nuovo mezzo così su due piedi velocissimamente dopo 8 ore che stiamo volando è abbastanza difficile. Di sicuro, oltre alla mia recensione, vi interesserà dare un'occhiata anche alla recensione che farà poi Luca di Row Therapy, che se non conoscete andate qui in alto a vedere il suo canale e magari direttamente anche la sua recensione del karma. Sappiate che nelle prossime settimane sia io che lui faremo degli altri interventi proprio sul karma drone, perché ho intenzione di utilizzarlo quanto più possibile per vedere come si comporta. Questo è veramente il primissimo contatto e devo dire che, seppur abbia visto un sacco di video negativi, a parte la difficoltà che ho riscontrato nel primo utilizzo, cioè nel farlo partire perché non capivo come funzionava, e nelle varie richieste che mi sono state fatte direttamente dal software, tutto sommato dai, non si comporta poi così male. Il menu è molto semplice, il radiocomando è quantomeno intuitivo, il tempo di volo è qui sopra con questa barra verde che riuscite a vedere qui. Qui dietro abbiamo le modalità, la registrazione e la possibilità di inclinare il gimbal, quindi molto user friendly, possiamo dirlo. Di sicuro dovremo fare degli altri test. Ringraziamo GoCamera, tra l'altro, per averci mandato
il drone, e ricordiamo che insieme a GoCamera stiamo anche iniziando un nuovo progetto che sarà quello di fare una scuola di piloti di droni, sia riconosciuto a ENAC grazie alla collaborazione con UAV Consulting e con Northwest Service, che è un centro di addestramento riconosciuto ENAC, ma non solo, perché faremo anche corsi di formazione dedicati ai principianti che magari vogliono entrare in questo piacevole mondo dei droni anche solo a livello ludico, non per forza di cose a livello professionale. Continuo a fare qualche ripresa di questo campo, magari mi alzo un po'. Esempio di uno dei movimenti classici che potrete imparare all'interno dei nostri corsi, così una marchettina finale. Abbiamo ancora 8 minuti di volo, quindi sbizzarriamoci ancora un po' con questo drone. Ripeto, la cosa che non mi è veramente chiara di questo mezzo sono le luci di posizione. Ammetto che fa stranissimo, ragazzi, cioè abbiamo un drone con delle luci di posizione verdi davanti e rosse dietro. Diamo un'occhiata alla velocità di reazione del mezzo quando andiamo a fermarlo, quindi quando andiamo a mollare gli stick. Mollo lo stick ora e comunque lui riesce a fissare il punto GPS notevolmente, in maniera abbastanza veloce. Seppur non ci siano tutti i sensori di prossimità, i sensori degli evitamenti degli ostacoli e tutto quanto come negli altri droni, la reattività la precisione del GPS non è affatto male. Come primissimo contatto, tutto sommato, non ci lamentiamo di questo Karma drone. Non mi resta che dirvi di rimanere connessi con il mio canale e con il canale di gocamera.it per ulteriori informazioni a riguardo del drone. E ricordatevi di cliccare mi piace su questo video e di iscrivervi al mio canale se siete interessati e appunto siete curiosi di vedere tutti i prossimi video che andrò a pubblicare. Non mi resta che salutarvi, un abbraccio e a presto. Ciao!